L'unico delle grandi occasioni non potrebbe essere altrimenti. Pietracuta, 2 anni dall'ultima promozione, al secondo colpo cerca di riapprodare nella categoria lasciata dopo gli affanni della precedente stagione. L'amarezza in questa, dove al fotofinish ha dovuto lasciare lo scettro all'Igea Marina, che ha prevarso sui rossoblù. Frignani nella ricerca della vittoria di Valvarecchia. Se lo scorso anno la squadra aveva perso punti al Bindi, quest'anno lo stadio amico ci ha dimostrato un importante fortino, ma di fronte c'è un avversario che, seppur battuto 2 volte su 2 in campionato, di mollare la preda non ha proprio intenzione, specie se Passarino dimostra di pungere come la domenica prima a Verrucchio. Ortali gusta la prima promozione, alla prima sulla panchina dei grandi, ma in Pietracuta vuole guadagnarsi la posizione privilegiata per il ripescaggio. La solita formazione pazza che vince 3-0 dopo 50 minuti di gara e si complica dannatamente la vita. Deve aver pensato così Frignani, prima che arrivasse in definitivo 4-2, che sancisce una vittoria meritata, ma soprattutto una vittoria di società. Braccio più bello, oltre a questo del giocatore, anche quello col DS Sandro Conte. Qui arriva l'ennesima sorpresa. Lasciamone un po' che dopo la bevo. Tutta birra. La formazione marichesa fin da subito ha messo in difficoltà la retroguardia avversaria con il pressing alto, che ha affrontato diverse occasioni da rete. Alla prima, vera conclusione verso lo specchio della porta avversaria, il Pietracuta passa in vantaggio. Corre il minuto 10 quando Baschetti prolunga per Tazzi Bayer lungo l'out di sinistra, all'esterno rossoblu serve al centro Fabbri, che controlla e supera ad Ercoli con un destro teso e angolato. La gioia di Fabbri è incontenibile, ma anche meritata per uno dei giocatori più importanti della rosa. Ancora Tazzi Bayer e Fabbri si trovano al minuto 18 con il centrocampista che appoggia per la corrente Fratti, centravanti locale, spara un fendente che sibila poco sopra la traversa. Sono passati appena 5 minuti quando il bomber pietracutese, ex coriano, da fuori aria finta l'assist e lascia partire un preciso pallonetto che si sacca nell'incrocio dei pali alla destra di Decoli. Gol da Cineteca, da pazzi, sembra dire Fratti rivolto alla tifoseria locale, che merita sicuramente il replay. Il Misano è tramortito e rischia la goleada. Minuto 24, Tazzi Bayer manca di un soffio alla conclusione della vicinata sul cross di Tani ad 1 metro dalla porta. Ancora Tazzi Bayer al 32esimo prova a sorprendere Dercoli con un pallonetto che esce al lato. 3 minuti più tardi il portiere ospite ci incisca con la palla tra i piedi, ma scivola cedendola a Tazzi Bayer, che però tarda la conclusione nella porta spalancata favorendo il recupero di Dercoli. Allo squadrino di frazione si vede il Misano in fase offensiva con un sinistro di Urbinati che esce alla destra di Lasagni. La ripresa si apre con la terza marcatura locale. Dal corner proveniente alla destra, la palla carambola tra le gambe dei giocatori e rimbalza nel cuore dell'area, dove Amadei, approfittando della conclusione sbagliata di Braschetti, infila l'incolpevole Dercoli, raccogliendo gli abbracci dei compagni. Il Pietracuta insiste, Tazzi Bayer entra in area di rigore, ma calcia al lato. Il discorso sembra chiuso, ma il Pietracuta comincia a pagare l'enorme sforzo prodotto, soprattutto nel primo tempo, cedendo campo a Misano, che ne approfitta. Olivieri al 50esimo pesca il taglio di Meluzzi, che si presenta a tu per tu con Lasagni, ma il portiere locale ne respinge distinto la conclusione ravvicinata. 2 minuti più tardi, lo stesso Lasagni è attento sulla deviazione sottoporta ad opera di Baldini. La mattonella non aiuta gli ospiti che da calcio piazzato peccano di precisione o chiamano semplicemente alla foto l'esperto Lasagni. Passarino di testa al 63esimo e Olivieri di piedi al 72esimo superano 2 buone occasioni spedendo fuori dalla porta. Prove dei gol che arrivano da Benedetti, ma Lasagni blocca prima di arrendersi quando Zamagna non sbaglia. 4 minuti più tardi si avventa su una conclusione di Passarino ribattuta scaricando un sinistro fulmineo all'incrocio dei pali. Gli ospiti si rianimano e sfiorano ancora la marcatura con Acquarelli che da fuori aria impegna Lasagni in una difficile parata in tuffo. All'ennesimo cross spedito nel cuore dell'area, il Misano accorcia ulteriormente le distanze con Passarino che si fa trovare pronto sul secondo palo per appoggiare comodamente la palla nella porta sguarnita. A questo punto è il Pietracuta ad avere paura, ma la rete, ravvicinata di Alessandrini, mette ancora i locali in una situazione di sicurezza. All'88esimo, il nuovo entrato trequartista locale intercetta un cross di Fabbri, ma la sua conclusione a rete viene deviata sul palo da Dercole e sulla respinta è ancora Alessandrini più lesto ad insaccare di testa. Nel finale, i locali potrebbero dilagare con la conclusione sottoporta di Luca Grossi, che termina alta, e l'azione solitaria di Balducci, che salta anche il portiere avversario e calcia verso la porta sguarnita, ma un difensore misanese respinge sulla linea. Il tutto pochi attimi prima del triplice fischio e da inizio alla giustificata esultanza del Pietracuta, con Frignani che ora può finalmente ritenersi soddisfatto e con Balducci che può togliersi il famoso sassolino dalla scarpa. Dietro di grande livello e dei giocatori di questo livello che ti seguono con tutti, l'allenatore purtroppo deve fare delle scelte, non sono contenti a volte gli 11 che giocano, pensate a quelli che vanno in tribuna, noi 25 eravamo all'inizio, abbiamo finito in 24, tutti gli allenamenti, anche questa settimana sempre sul pezzo, chi arrivava
anche tardi al lavoro perché non voleva mancare, gente che faceva chilometri, quindi ragazzi penso che se lo merita in primo luogo la società e i giocatori, l'allenatore è una componente minimale. Con Alessio Balducci, sei nato a pochi chilometri di distanza da Pietracuta, vincere... Allora, la vostra emozione, la vostra emozione. Che emozione? Che... Ah, qui, guarda, tutti in festeggia! Andiamo! E che emozioni! Emozioni incredibili con questi ragazzi, cosa vuoi dire? Questi ragazzi, tutti i giorni qui, tutti i giorni. Meritiamo casa, tutti i giorni. Abbiamo visto Luca Frignani emozionato, diteli qualcosa. Un grande mister, sta passione, sta passione. Siamo stati lì fino alla fine, purtroppo il calcio... Uno vince, uno perde quando si arriva lì. Sono stati onore all'Igea, non rispondiamo alla loro provocazione. Penso che l'abbiamo dimostrato oggi sul campo perché siamo partiti fortissimi. Un grande gruppo, e abbiamo fatto una grande stagione, dal primo al trentesimo ce lo meritiamo, compreso il mister, la società e tutta.